Signori, che bello, che bello. Quando sono le 16 qui a Radio Roma, Saranno Famosi diventa il vero salotto che amo fare, quello del clubbing, no? Il salotto del club. Perché c'è Tony Cortese che ci porta sempre tantissimi ospiti. Oggi non ti sei regolato. Accendiamo anche il mic del nostro buon Tony. Ciao ragazzi, ciao Lele, eccomi. Oggi non ti sei regolato, come si dice a Roma. Eccomi di nuovo nel salotto Sarallo, eh. Abbiamo cominciato con un DJ. Abbiamo cominciato con Emanuele Inglese, sì, 5 settimane fa. Poi c'è stato Federico Scavo. Sì. Poi c'è stato, aiutami tu, Filippo Nardi. Poi Leandro già da la settimana Silva. Scorsa cominciavamo a essere di più, perché c'era Leandro da Silva e David Cicchella del Samsara Beach. Oggi esageriamo. Oggi c'è in studio, è appena arrivato il principe Bismarck. Lui dice: non si vuole far chiamare principe, ma io so che lui è l'ottavo re di Roma. Ragazzi, non scherziamo. Poi ci sarà Leandro Bisenzio, ovvero il direttore artistico di tanti eventi, tra cui Circo Nero. Ma in collegamento con noi in questo momento, con l'aiuto del buon Dipa, che ce lo fa vedere, ce lo mostra nello schermo, abbiamo DJ Ciuffo! Ciao ragazzi! Eccolo! Grandissimo Stefano, come stai? Tutto bene, grazie. C'hai sempre uno stile che spacca. Io amo i tuoi occhiali. Io li amo i tuoi occhiali, sappilo. In effetti avevamo dall'ufficio stampa l'imbarazzo per la scelta per la foto per l'ufficio stampa, perché effettivamente è un divo. Bismarck è più bello di te, è più bello di te Bismarck. Perché no! Però no, c'è il suo perché, il ciuffo nazionale. Se la giocano, sono tutti belli. Come stai? Il ciuffo c'è sempre. Eccolo! Facciamo un applauso al ciuffo di ciuffo, per favore. Si è un po' sbiancato, però dai, c'è sempre. Allora, dove sei? Vediamo una console, immagino uno studio. Ma io sono qui a casa, perché sto preparando un po' di cose per l'estate, visto che, dai, sembra che piano piano ci facciano ripartire, perciò approfitto di preparare un po' di materiale, sia digitale che con i miei 70 vinili. Sto riascoltando nei grande periodi di lockdown, ho ascoltato un sacco di musica. Grandissimo, facciamo un applauso alla parola vinili, mi sono venuti i brividi. Allora, dai, tutti. Il vinile è patrimonio dell'umanità. Ne è a go-go, però questa è una parte in casa. Guarda che roba. Non abbiamo visto, aspetta, facci rivedere un attimo i vinili. No, qui sono due scaffalini così. Una cosa così tranqua. In sala, solo in sala. C'è tutta la parte dove ho lo studio dietro, dove ne ho 20-30 mila, solo di tutto lo studio è allestito. 30.000 vinili. Solo che in questi giorni sto facendo dei lavori, allora c'è tutto un gran casino. Patrimonio. La domanda che faremo oggi ai DJ, da oggi in poi ai DJ, è: quanti vinili hai a casa? Sì, non lo so. Non so quanti ne ha Bismarck. Se gli dici quanti soldi hai speso per i vinili che c'hai, allora ti dicono tanta roba. Allora, cominciamo. Bravo, lo volevo proprio dire io, ecco. Perché se pensiamo a che costo sono stati tutto questo, però non tornerei comunque indietro, perché era una cosa piacevole. In quel momento volevi avere tutto, l'esclusiva, il disco bello, tutto quanto, perciò è vero. Quel fascino che non si spiega, no? Però quando l'hai vissuto. Bravo. Allora cominciamo. Ok, cominciamo. Base che cominciamo. Tony Cortese, Radio Roma by Night, l'anteprima del weekend. Ciuffo e Bismarck, i due top DJ di quest'oggi a Saranno Famosi. Cominciamo con Ciuffo. 3 decenni dietro alla console dei più importanti club in Italia, Ciuffo inizia la sua carriera quando ancora l'house music era un fenomeno sconosciuto. Questo lo rende uno dei pionieri del genere, uno di quei DJ che ha reso il clubbing italiano ciò che è oggi, contribuente al successo dei locali che oggi sono definiti i veri e propri templi della house music. Ciuffo collabora col B-Bloss di Riccione, Peter Pan di Riccione, Villa delle Rose, Villa Papete Milano Marittima, Berfis di Verona e tanto tanto altro ancora. Diciamo i locali più pettinati in Italia sono firmati Ciuffo. Ladies and gentlemen, tonight, today, a Radio Roma, Mr. Ciuffo! Ma hai notato che battiamo le mani a 125 bpm? Le mano, perché a Roma si dice le mano.
E salutiamo Paolo Pasquali, eh. Allora, cominciamo, la prima la faccio io, dai. Certo. Allora, Ciuffo, raccontaci il tuo primo approccio, no? Con la musica e anche con la console. Cioè, è stato insieme o prima hai cominciato ad essere appassionato di musica e poi hai detto... Insomma, dici tu, quali sono stati i primi approcci per questo lavoro? Diciamo che probabilmente la musica l'avevo già dentro, mio papà per... non ha mai fatto niente a livello professionale, ma era una voce, un tenore. Lui, finché c'è stato, ha cantato in una corale di 60 persone, aveva questa voce stupenda così. E mi fece suonare, io ho suonato per 8 anni la batteria da ragazzino. Ah. Poi ho iniziato a 14 anni che volevo uscire, i miei non mi facevano uscire. Mio cugino lavorava in una discoteca di Bellaria Giamarina, che è la località dove io sono nato. E mi veniva a prendere la sera e stavo in console con lui a pulirgli dei dischi così. Allorché l'anno dopo cominciai già a fare il DJ nell'estivo di questa discoteca. Avevo 14-15 anni, facevo i cambi alle orchestre. Che la anno volete sapere tutto. Che anno era? Tra una mazurka e una polca? No, che anno... tanti. Non si può era dire. Il... Sì, 77. Oh là là, l'enfant prodige. I miei genitori mi stavano mettendo in cantiere in quel periodo. Tony. Grazie Ciuffo per tutta la storia che ci hai trasmesso. Devo dire che quelli erano periodi indimenticabili. Poi certo. L'altra parte della mia carriera iniziò negli anni 90, 89-90, e il primo locale importante fu il Biblos a Riccione. Però diciamo che io... da Bellaria Giamarina, che era 20 km da Riccione, per arrivare a Riccione sono dovuto andare a fare il reggito in 2 anni a Milano. Tanta nei roba. Locali importanti a Milano. E... ma partendo, e da lì... partendo proprio dal Biblos, come accennavi, passando per Peter Pan, De Salpe e tante belle cose, dove noi da anni ti seguiamo, sia grazie alla storica Italia Network, sia grazie alle nostre trasferte in Romagna, hai vissuto tante belle situazioni. Il DJ... che ha fatto la storia, pure americano o europeo, italiano, che più ti ha segnato, che più ti ha aperto il mondo del DJing in particolare. Facci un nome. DJ italiano? No, no, anche internazionale. Anche internazionale. Uno che sì, ha incontrato alle prime armi in console. Uno dei DJ che ti ha influenzato, magari. Ho sempre fatto dei nomi di DJ italiani, perché secondo me i DJ italiani sono i più bravi che ci sono al mondo. Però... orgoglio! Pausa per l'applauso! Ovviamente il DJ internazionale è un altro sport, è un'altra cosa, viene fuori dalle produzioni. Io sto parlando il DJ nato in discoteca che mette la musica in discoteca, certo. Poi dopo i DJ internazionali di oggi sono delle pop star, cioè non li puoi paragonare. E comunque ne abbiamo uno che è un mio carissimo amico, Benny Benassi, siamo cresciuti assieme, è grande. Diventato un DJ importante. Un però, grande orgoglio italiano. I DJ con cui sono cresciuto sono, vabbè, con Massimino al Biblos, allora i due DJ a Riccione che si facevano concorrenza era Massimino al Biblos per, diciamo, più per la scelta musicale, e c'era Marco Trani al Pascià per la tecnica. Marco era un tecnico pazzesco. Era imbattibile su quello, oltre ad avere anche un'ottima selezione musicale, però erano due, avevano questa differenza. Ottimo. E poi io sono sempre stato amante di Claudio, di Coccoluto, perché lui era unico, cioè lui aveva questa, e non ha mai cambiato, ha sempre portato avanti il suo idealismo, ed è sempre stato così. Come e vedi il club? Ciuffo, come vedi il club da adesso in poi? Ti sei fatto un po' un'idea? Allora, io penso questo, compreso io, perché comunque io vengo dall'house, ma poi dopo mi sono fatto un'immagine più commerciale, perché avendo fatto il Pineta e il Papete Milano Marittima, la Villa delle Rose, il Biblos, che sono locali un po' più commerciali di altri club, ho un'immagine più commerciale e di conseguenza... ti veniva chiesto anche di essere un po' più... io ho sempre cercato di fare quel commerciale di gusto, cioè non mai quelle cose... con un certo oltre. Stile, con un certo stile, però, questo è il nostro apprezzamento nei tuoi confronti musicalmente parlando. Però una cosa che mi piacerebbe oggi, che ho sentito tutte queste nel lockdown, anche tutti i vari DJ che erano super commerciali,
che però avevano un background e avevano la qualità di fare buona musica, io spererei, compreso partire da me, di voler proporre esclusivamente musica di qualità e non più mashup, non mashup, robe che dovevi comunque trovare un giusto compromesso tra clientela e clubbing, cioè cercare nel possibile di fare ancora più qualità di prima. Bene, bene, bene. Grande Ciuffo, grande. Noi ce lo auguriamo, ovviamente. Anche. Dici, dici. Anche perché ti dico una cosa e concludo. Oggi la discoteca ci vorrà ancora un po' prima che ripartiamo pieno regime, perciò hanno prevalenza oggi. Io il mio lavoro sviluppa più sui gli aperitivi, ciringhito sulla spiaggia, che comunque è una cosa piacevole, bella, ma non ha niente a che fare che far ballare 4.000 persone davanti, cioè sono due cose estremamente diverse. E io ho una gran voglia di far ballare 4.000 persone davanti a me, però ci vorrà ancora un po'. Io ci avrei una domanda che apparentemente è tecnica, invece vorrei mettere in risalto il gioco di squadra, cosa che in Italia a volte ci è mancato, e ti cito Club Service Communication. Cosa hai creato insieme a Frankie P e perché? Grazie a Club Service Communication. Era una cosa stupenda, ma era troppo avanti per quel periodo. L'abbiamo fatta troppo presto. Cioè, noi venivamo dalla fine delle agenzie, quelle che comunque vendevano artisti in tutta Italia, facendo una tipologia di agenzia. Invece noi voi abbiamo... facevate proprio una società di servizi per il clubbing e fare squadra con tutti i DJ, giusto? Sì, perché il nostro guadagno non veniva dalla vendita del DJ, ma dagli eventi che facevamo per le aziende nei locali. Perciò noi siamo stati i primi a fare un agente vendita per il DJ italiano, un sito internet. Ai tempi non c'era ancora Facebook, c'era MySpace, però è stato il primo a essere interattivo. E noi avevamo fatto il primo sito interattivo tipo MySpace, dove tu potevi generare... Avevamo l'agente vendita, ne avevamo due a dire la verità, ed era già tutto online, cioè l'agente vendita, il locale chiamava l'agenzia e in due giorni, in un giorno, a volte anche in un pomeriggio, faceva la programmazione di 6 mesi. Praticamente eravate 20 anni avanti. la cosa sì, bella... Mantenendo lo stesso cachet del DJ, perché comunque la nostra forza era che non facevi ricarico del guadagno sul DJ. Fruibile. No, ma la cosa bella, la cosa bella era che il ci DJ stesso che pagava una sua parte per i servizi che noi davamo. Vero. La cosa bella che ci faceva a scuola, ci dovrebbe far scuola tutt'oggi, e correggimi se sbaglio, Ciuffo, è proprio il gioco di squadra, perché non sono rimasti, soprattutto i romagnoli, ognuno nella sua nicchietta in console a mettere dischi, bensì hanno fatto gruppo, hanno fatto squadra, e facendo squadra li hanno portati ai livelli che oggi vediamo e che oggi apprezziamo. Devo dire che in Romagna hanno sempre avuto questo spirito di gruppo, anche tra gli albergatori, tra i ristoratori e tra chi gestiva gli stabilimenti. Loro sono stati, mi permetto di dirlo perché frequento la Romagna da quando avevo 5 anni, e anche mio padre mi portava alle sale Liscio, ho avuto anche il modo di conoscere Raul Casadei, e ti dico che loro sono stati i maestri della collaborazione, dell'interazione tra di loro, e questo secondo me è stato uno dei loro successi. E questo è un messaggio che vorrei lanciare. Vero? Confermi, Stefano? Noi in 3 anni siamo diventati leader del settore, come però purtroppo negativamente abbiamo dovuto chiudere di colpo la Saracinesca, pur essendo una società in attivo, perché il DJ italiano comunque c'ha quest'indole di voler padroneggiare da solo e mettere in difficoltà tutti gli altri. Qui. No? Non si è riusciti a creare il gruppo e cercare di fare, ma poi il progetto non si è realizzato al 100%, perché comunque io mi sono sentito dare del ladro, perché ero responsabile dell'agenzia, perché poi se tu dici che io valgo uno, ti vendo uno e te vai a 0,5 da solo, non va bene, dopo mi davano come se io ero dell'altro che guadagnavo un sacco di soldi. Allora, visto che ci siamo, no, insieme a Tony ti facciamo proprio questa domanda, che dobbiamo andare in pubblicità: qual è il messaggio che diamo alle giovani leve per evitare appunto di incombere in queste cose che magari su cui siete passati voi? Qual è il messaggio ai giovani DJ, ai giovani artisti della notte? Oggi i giovani partono più dal discorso produzioni,
e anche lì vedo che noi italiani siamo molto, cioè gli stranieri diventano famosi in mille perché collaborano fra di loro, sì. Cioè uno diventa importante, prende 2 o 3 giovani del suo posto e vero. Li fa crescere con lui. Vero. E noi questo non lo facciamo, e invece io spero che i giovani di oggi collaborino più fra di loro per poter fare dei team. Facciamo squadra, l'unione fa la forza, far conoscere l'Italia in tutto il mondo. Grande, grande Ciuffo. Allora io ti dico 2 cose, la prima te la chiedo io: cos'è che ti piace di Roma? Una cosa in particolare che ti piace di Roma prima di salutarci? Da mangiare? Tutto, perché ci ho fatto anche il militare alla Cecchignola. Alla Cecchignola! La conosciamo la Cecchignola, la conosciamo, grande. Allora te ne dico un'altra io, ma sai che ti vengo a trovare sto weekend? Ti vengo a stalkerare. Ti aspetto volentieri, sarò con voi tutto il weekend. Bene, ragazzi, quindi tutti a Rimini, tutti a Riccione questo weekend. Tony, in chiusura, vai. In chiusura, grazie di tutto. Sono contento che abbiamo messo in risalto lo spirito di squadra. Appuntamento con Ciuffo il prossimo weekend con un suo mixato su Radio Roma, che poi vi daremo gli orari. Grazie di tutto. Posso dire l'ultima cosa? Cioè, vai. Io saluto Bismarck perché ci vieni, siamo visti. Marco, vieni. Diamo la cuffia, vai. Vieni. Ma gli vorrei ricordare. Aspetta, gli diamo la cuffia. Vai, mettiti lì. Ti sta salutando. Eccoci. 1, 2, 3, prova. Ci sono, eccomi, ci sono. Dove ci sono? Ecco, fatemi vedere Ciuffo. Eccolo. Guarda che bella barba bianca che hai. Sei fantastico. Io e te ci siamo visti poche volte, però mi ricordo quando lavoravo all'Arabe nel privé, tu eri in sala grande, venivo ad ascoltarti, perché comunque pur io facendo house mi piaceva il genere, te lo volevo dire personalmente, perché la mia casa sempre poche occasioni. Bella, la mia casa, ti ringrazio Ciuffo. Grazie, cara. Allora Stefano, noi ti ringraziamo di cuore, perché adesso abbiamo un altro pezzo da 90 in studio qui, quindi continuiamo oggi veramente tutti si DJ parla di chili? Tutti DJ top, poi ci sarà anche Leandro Bisenzi del Circo Nero, e noi ci vediamo a Rimini, a Riccione sti giorni. Fai il bravo. Va bene, vi aspetto. Ciao, grazie. Ciao Ciuffo, ce ne andiamo in pubblicità. Tra poco Bismarck su Radio Roma, saranno famosi. Fra poco.